No, noi crediamo che si debba avere una presenza italiana forte qui a Strasburgo. Io credo che non avere la presenza determinante di tanti parlamentari italiani, come sono quelli della Lega e come sono quelli del Movimento 5 Stelle, significa avere meno peso per l'Italia. Qui non siamo né a Montecitorio né a Palazzo Madama, qui conta tutelare l'interesse del nostro paese in un contesto europeo, cioè l'Italia parte integrante di un sistema europeo che non può essere attrazione franco-tedesca o solo attrazione franco-tedesca, ma per fare questo dobbiamo essere forti. Non basta strillare in Italia, non basta fare grandi proclami a Roma e poi non essere presenti qua nelle stanze dove si decide il futuro dei nostri cittadini. Io per questo io dico sempre che secondo me però è una scelta che riguarda la Lega dovrebbe fare dei passi di avvicinamento al gruppo conservatore. Non è all'ordine del giorno l'ingresso del PPE, non se ne è mai parlato, neanche la Lega vuole entrare nel PPE, però io credo che sarebbe giusto per l'interesse nazionale che sia la Lega che il Movimento 5 Stelle facessero parte di gruppi politici che sono nelle condizioni di poter contribuire a decisioni a tutela dell'interesse italiano. Oggi né la Lega né il Movimento 5 Stelle contano al Parlamento europeo. Se fossi egoista direi beh, meno male ci siamo noi. A me interessa l'interesse del paese. L'Italia viene prima della bandiera del mio partito. Ma Salvini la capisce questa cosa, secondo lei? Beh, io mi auguro che la capisca, non è un uomo intelligente, mi auguro che capisca. Il 2 dicembre va ad Anversa a fare un evento con l'estrema destra. Beh, noi siamo nel Partito Popolare, noi lo diciamo qual è la posizione, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Noi siamo nel Partito Popolare, sono stato appena rieletto vicepresidente del PPE, Berlusconi ha parlato contro i nazionalismi dal palco di Zagabria, quindi la nostra posizione è molto chiara, inequivocabile. Diciamo soltanto che noi cerchiamo di tutelare sempre e comunque l'interesse nazionale e una presenza della Lega fuori dall'isolamento farebbe bene al Paese.